Siamo alla Gatta Mangiona, stiamo qui ospiti di Giancarlo Casa che stasera ci presenterà uno dei cavalli di battaglia più famosi della storia della pizzeria, in pratica, perché stiamo per parlare della famosa pizza tonda romana, quella classica romana. Attenzione, non è l'impasto classico di questa pizzeria, però è uno degli impasti che meglio rappresentano un po' la romanità, di cui Giancarlo Casa è proprio uno dei più alti esponenti. Eccoci qua, allora Giancarlo, presentaci un po' che tipo di impasto stiamo per vedere. Allora, noi nel lavoro normale usiamo un altro tipo di impasto che è un po' più decisamente più tendente al napoletano, con delle idrazioni diverse e dei tempi di maturazione differenti, però ci piace anche molto la pizza romana, anzi è un mio punto proprio nevralgico quello di riuscire a fare una pizza romana ben fatta, perché spesso la pizza romana è di base una pizza sbagliata, perché ha tempi di maturazione troppo brevi, per cui anche se sul momento è piacevole è sempre un po' un problema per la digestione nella maggior parte dei casi. Quindi bisogna saperla fare, insomma. E quindi noi facciamo per delle occasioni, per degli eventi o anche solamente per noi a volte, una pizza romana, e quindi con delle idrazioni diverse. Parliamo di un litro d'acqua, 1,8 kg di farina per litro d'acqua, quindi siamo sotto al 60% di idratazione, abbondantemente sotto, intorno al 55%, e però non facciamo l'impasto maturato 2-3 ore come spesso si fa nelle pizzerie romane, ma lo facciamo riposare la massa e circa 20-22 ore in frigorifero a 6-7 gradi, dopodiché andiamo a fare le palline. Pallina più piccola rispetto al nostro lavoro normale, siamo intorno ai 180 grammi a pallina, e con un tempo di maturazione dopo lo staglio più breve rispetto alla napoletana, dove arriviamo a almeno a 6 ore, mentre invece per la pallina dalla romana 3 ore sono sufficienti. E la spianiamo a mattarello, perché se vogliamo l'effetto croccante la dobbiamo spianare a mattarello assolutamente, anche perché se la spianassimo a mano e verrebbe una pizza morbida, magari buona ma senza caratteristiche della romana, perché avendogli già dato una maturazione, e quindi non essendo una pizza non maturata, schiacciata e seccata dentro il forno, per cui viene la cosiddetta scrocchiarella, noi facciamo una pizza che una base che comunque ha una maturazione, per cui poi la dobbiamo spianare finissima, e anche se ci piange un po' il cuore dobbiamo uccidere un po' quello che abbiamo creato a livello di alveolatura. Però questo al fine di avere una pizza croccante. Perfetto. Allora, cominciamo a vedere un pochino che tipo di impasto stiamo organizzando. In questo caso un impasto a mano. Allora, presentiamo intanto il nostro collaboratore che ci sta dando una mano in questo impasto con la sua perizia. Come lo vogliamo presentare? È Mahmood, già diventato abbastanza famoso alla convention. E infatti, se lo ricordano in molti. Riusciva a spianare e cuocere qualsiasi cosa. Penso sia forte. Allora. Questo viene richiesto un'incordatura particolarmente esasperata o piuttosto morbida? Come funziona? Ma di solito bisogna incordarlo abbastanza. Sicuramente per la romana il risultato migliore è farlo con il passatrice spirale, proprio perché non vogliamo la morbidezza, noi vogliamo una pizza abbastanza incordata, che poi andiamo ad asciugare bene dentro il forno, spianata fina, quindi sarebbe meglio impastarla con l'impastatrice. Con una buona spirale. Però chiaramente la nozza è troppo grossa per fare una quantità di impasto così, ne dovremmo fare almeno 7 litri per farlo vedere. Mamma mia, quanto è grossa l'impastatrice? No, è enorme. Quella è precisa per un 10 litri. E ci fai girare anche 8, 7, al limite 6, però meno di 6 è meglio di no, perché è troppo grande la vasca sotto i 6 litri. E comunque anche a mano con un po' di fatica si riesce a cordare. Con le braccia tuffanti. Con le braccia tuffanti. Viventi anche. Anche per divertire. Senti, che tipo di farina usiamo qua?
farina di media forza. È la farina di media forza, sì, perché comunque dandogli le 24 ore c'è bisogno di un 300 di doppio V circa. Quindi abbiamo messo, riassumiamo un po', un litro d'acqua. Un litro d'acqua, 1,8 kg di farina, come olio normalmente noi qui metteremo, con l'impasto nostro metteremo 25 grammi d'olio, invece ce ne mettiamo 50, perché essendo più meno idratato c'è bisogno di un pochino più di un supporto. E al contrario col sale normalmente ce ne metteremo un 160 su. Se fosse il nostro impasto solido, qui invece ne andiamo a mettere 120. 120 su un litro d'acqua? No, no, 120 su 3 litri. Quindi 40 su un litro d'acqua, ok. Anche niente meno. Senti, come lievito, come ti organizzi? Lievito di birra secco, per 24 ore stiamo intorno, in questa stagione stiamo intorno ai 10-12 grammi. Per una quantità del genere, 4 grammi di vino, diciamo 4 grammi di vino, okay. Per la stagione intermedia. Perché questa poi finirà, la sua attività una volta finita va messa a riposare per un po' e poi va a finire nel frigorifero, giusto? Esatto. Per 20 ore circa, 18-20 ore. O quando raggiungi il punto pasta, facci vedere più o meno come lo individui, se hai un modo per capire qual è il momento giusto, se lo senti sotto le mani. È un po' tutte e due. No, va bene. Questo è l'olio. Comunque riesce a incordare benissimo in fretta lui, sicuramente più in fretta di una spirale, questo è certo. Bravo, bravo. Chi l'è dire dalla madre che si sa che vado qua, la faccio lui. Le palline. L'altro giro. Sì. Senti, come ti accorgi che è arrivato il punto? Da cosa te ne accorgi? Ah. Per dopo. Esistenza. Ma il cielo. Hai visto Giacomo che belle pizze che sta mettendo? Sta lavorando alla grande, però. Io usato l'Inghilterra poi. L'ultimo giro, fa vedere come lo fai. Ok. Chiusura proprio dell'impasto, sì. Perfetto. E la pizza è pronta. Noi facciamo vedere. Vai, fammi vedere come la passi nella cassetta. Perfetto. Quindi questa la rivediamo domani mattina per fare le palline, praticamente. Allora di pranzo per la sera. Per la sera. Perfetto, grazie. Però abbiamo pensato di cercarlo. Tra 2 ore facciamo un meetup.
metà bambina per domani e l'altra metà bambina arriva domani, 4 e mezza faccio bambine per esempio.